che ci siamo. E allora? Se siete fra coloro che godono delle sofferenze altrui, sicuramente sarete contenti di sentirmi dire che qui abbiamo sofferto il caldo in una maniera paventosa. Per cui mettiamo subito in chiaro che per una prossima eventuale occasione, speriamo di esserci tutti, ecco, noi stiamo fuori. E noi la facciamo all'interno. Dentro. Ecco, sì, così alterniamo un po' le... Va benissimo. Grazie Maria Rosaria che è intervenuta prontamente. Dunque, voglio dire una cosa. Certo, abbiamo avuto una discussione piuttosto animata, anche i volumi sono andati un po' su, specialmente quello di uno dei giurati più simpatici, di Angelo Badalà, che ha la caratteristica di parlare a voce molto alta. Però ha dato un apporto di simpatia, come ho detto, a questa giuria. Proprio poco fa ci avete colto nel momento in cui stavamo commentando la composizione della giuria e abbiamo quasi tutti votato per Badalà. Ma a parte questo, noi adesso vi daremo il risultato in ordine decrescente, dicevo in ordine di importanza decrescente, quindi partendo dalla terza canzone classificata. Vi posso dire però sin da ora, senza scoprire ancora del tutto le nostre carte, che al di là della prima posizione in classifica, per tutte le altre canzoni c'è prima un cambio di microfono e poi c'è la notazione che riguarda una posizione pressoché uguale, dico pressoché perché certamente delle differenze ci sono state, ma non abissali, diciamo canzoni a partire dalla seconda, sono quasi tutte raccolte in una sorta di fazzoletto. Questo è il preambolo, poi chiederò a due di questi giurati, non a più di due perché il tempo non ce lo consente, ma a due almeno di questi giurati mi riprometto di chiedere una dichiarazione di voto, una frase, un commento, e vi anticipo sin da questo momento che lo chiederò a Maria Rosaria Omaggio e a Franco Battiato, che sono poi due che hanno flirtato sulla mia testa per tutta la serata. Siete molto amici, va bene. Allora, scherzi a parte, ecco la prima, sì, ma più che tenerlo dritto così non posso fare. Ah, così volete, va bene, perfetto. Allora dicevo, la canzone che si piazza al terzo posto è la canzone di Finocchiaro Nicolosi, cantata da Giovannella Urso, Felicità. E allora, Nuccio, Nuccio, abbiamo ascoltato, allora... La canzone terza classificata, come hai tu detto, è quella cantata da Giovannella Urso di Finocchiaro Nicolosi, Felicità. E a questo punto io accoglierei ancora una volta qui con un calorosissimo sostenuto applauso, dopo aver detto grazie ai nostri amici della giuria, e a Nuccio Costa in particolare, Giovannella Urso, che accogliamo con un applauso. Ciao Giovannella. E allora Giovannella, così a caldo, io vorrei sapere se tu condividi un pochettino il giudizio della giuria o sei comunque felice di questo terzo posto. Sono emozionatissima, comunque ero già felice di essere arrivata alla finalista. Già è una vittoria arrivare alla 14ª puntata. Dimmi una cosa, nelle altre edizioni del festival quali sono stati i tuoi piazzamenti? L'anno scorso è stato un terzo posto anche e il terzo festival è stato un secondo, mai prima. Quindi secondo, ma comunque queste sono due posizioni che nessuno te le potrà togliere mai. Noi siamo felicissimi comunque per Giovannella Urso. Signore e signori, adesso noi l'ascoltiamo ancora una volta. Giovannella Urso in Felicità di Nicolosi Finocchiaro. Giovannella Urso. Felicità,
questa petizione, precisamente da Giovannella Urso e da Dino Zullo, anche per la gioia dei nostri fotografi, che accogliamo con un applauso. Eccoli qua i tre vincitori immortalati, si congratulano fra di loro per la gioia del nostro Mario Torrisi, fotografia di rito. Eccolo qua, mentre io invito per un applauso generale ancora una volta tutti gli altri cantanti. Allora, Saro Leonardi, Elio, Franco Mertoli, Pippo Rametta, Graziella Loria, eccoli qua. Eccoli qua. Per quanto riguarda l'angolo teatrale, vorrei accogliere con un applauso i colleghi che mi hanno aiutato nella interpretazione di quella scenetta dal titolo Napoli proibita, precisamente Mimmo Mignemi, Concetta Barbagallo e Melita Poma. Eccoli qua. E vorrei invitare qui sul palcoscenico il notaio Attaguile e il mago Raptus. Il microfono, dove? Il microfono. Notaio, un microfono l'abbiamo. Ecco, venga qua, notaio, vuol dire che parleremo vicini vicini. Allora, siamo arrivati alla conclusione. È stato, come diceva Nuccio Costa, un pochettino sofferto questo momento della votazione, no? Sì, devo dire che, tranne che per la prima canzone, che c'è stata abbastanza unanimità, diciamo, che è stata una canzone votata da quasi tutti i giurati, e la scelta della seconda e della terza è stata abbastanza difficile, perché, come diceva Nuccio Costa, erano tutte lì in un fazzoletto. Erano tutte in un fazzoletto, e devo dire onestamente, questo non è perché lo voglia ribadire, tutte le canzoni mi sembra che quest'anno siano state veramente di un livello un pochettino particolare, tutte comunque degne di passare, di arrivare in finale. Allora, signor notaio, noi abbiamo presentato poc'anzi il mago Raptus, che tenterà quell'esperimento sabato prossimo. Lei da garante questa busta, ecco, dal mago Raptus, e siamo tutti, non so neanche di cosa si tratta. Comunque, ecco, lei fa da garante a tenere questa busta. Noi siamo ansiosi di vedere sabato se quello che il mago Raptus ha, come si dice, preconizzato, previsto, si avvererà. Per quanto riguarda questa edizione, io ancora una volta vi do appuntamento per sabato prossimo alle 20.45 su Antenna Sicilia Teletna, per un collegamento a reti unificate, per stare tutti assieme questo gran galà finale che ci sarà. Ancora una volta ripeto, vedremo i nostri amici cantanti, un sacco di ospiti, scenette teatrali, barzellette, storielle, che più ne ha più ne metta per questa notte lunghissima. Signore e signori, ho il piacere di darvi appuntamento a sabato dalle mani di Bertaceglie. Mentre una medaglia va a Giovannella Urso, che ne è stata l'interprete. Medaglia per Giovannella Urso. Finocchiaro, che in questo momento è assente per motivi di spettacolo. Sì, Finocchiaro in questo momento, mi dicono, è assente per motivi di spettacolo, ma lo ritirerei come se lo ritiraste tutte e due. Ringrazio a nome anche di Finocchiaro. Sì, momento, che forse non si sente qua. Ringrazio a nome anche dell'autore della musica, Gino Finocchiaro, e se mi permettete vorrei dare un grosso bacione a tutti quanti. Lo faccio baciando Bertaceglie e l'interprete della canzone. Che non baciava a me. Ha dimenticato. E allora, grazie, arrivederci, tanti auguri. Mentre noi ascoltiamo Giovannella Urso, che ci canta Felicità, di Nicolosi Finocchiaro. Giovannella Urso. Quanta gente e quanti applausi, ma tu uniti tu, senza amore non si può vivere, sti paroli mi insegnasti tu, e sta lacrima diventa musica, quanto mi manchi tu. Gesù.
punto noi andiamo velocemente a presentarvi la giuria di questa sera. La giuria di questa sera è composta dal gruppo ANAM. Facciamo un applauso anche dall'altra parte del pubblico. E arriva con noi il signor Ruffino, che è il presidente dell'ANAM di Catania, che vogliamo intervistare quale rappresentante delle 16 persone che compongono la giuria. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Grazie di aver partecipato insieme ai suoi associati. Spieghiamo ai nostri telespettatori cosa significa ANAM innanzitutto. Innanzitutto ringraziamo per l'invito che ci avete rivolto. ANAM è Accademia Nazionale Acconciatore Miste, è un'accademia che raggruppa, diciamo, 100 scuole in tutta l'Italia. E a Catania abbiamo appunto un'accademia che opera sul settore maschile e sul settore femminile. L'ANAM ha svolto e ha assistito a tante manifestazioni, le ha portate in porto sia a livello nazionale che a livello regionale, quindi per quello che riguarda la nostra Sicilia. Io so che voi avete imminente una grossa manifestazione. Sì. Ce ne vuole parlare? Appunto, abbiamo una grossa manifestazione interregionale che si svolgerà e che si realizza nel sud Italia. Naturalmente sarà una gara che si svolgerà per diverse categorie. Sì, appunto ci sarà la prova donna, la prova uomo, ci sarà una prova per juniores, per i ragazzi inferiori ai 18 anni e poi ci sarà appunto il Gran Premio Sud Italia che è appunto una gara dedicata ai veterani, cioè ai maestri. E ce ne sono tantissimi, tra l'ANAM. La regia dovrebbe mandare in onda il marchio, ecco, lo vediamo in questo momento in onda di questa manifestazione, nono Gran Premio Sud Italia. All'ANAM noi facciamo tanti auguri e diamo ancora un applauso al suo presidente, signor Ruffino. Grazie. E a questo punto... noi andiamo a chiamare in causa nuovamente quello scellerato del signor Barone. Dov'è lo scellerato della trasmissione? È solo lui che ci crea problemi. Buonasera, mi dica. Ma come si è combinato di nuovo? Ma che cosa fa? E come che cosa fa? Questo si chiama il nuovo look del 1988. Ma senza camicia, col cravattino enorme, questo papillon. Il nuovo look deve avere qualche cosa di particolare. Signor Barone, cosa deve fare? Cosa deve fare? Io devo fare un quiz. Deve fare un quiz, sì. Guardi che il quiz lo devo fare più tardi. Ma perché io. Non gli ha detto niente il dottore? E andiamo immediatamente ad entrare nella nostra gara che si fa sempre più agguerrita. Arriva con noi la...